Filostrato è il titolo di questo libro e la cagione è questa, perciò che ottimamente si confà con l'effetto del libro. Filostrato tanto viene a dire quanto uomo vinto e abbattuto d'amore. Come veder si può che fu Troilo dell'amor vinto sì fervemente amando Griselda e sia ancora nella sua partita. Proemio. Molte fiate già, nobilissima donna, avvenne che io, il quale quasi dalla mia puerizia fino a questo tempo nei servigi d'amore sono stato, ritrovandomi nella sua corte intra i gentili uomini e le vaghe donne dimoranti in quelle parimente con meco, udii muovere e disputare questa questione, cioè uno giovane ferventemente ama una donna, della quale in un'altra cosa gli è conceduta dalla fortuna se non il poterla alcuna volta vedere, o talvolta di lei ragionare con alcuno, o se costesso di lei dolcemente pensare. Quale gli è adunque di queste tre cose di più diletto? Né era mai che ciascuna di queste tre cose, da cui l'una e da cui l'altra, non fosse da molti studiosamente e con acuti argomenti difesa, e perciò che, a miei amori, più focosi che avventurati, pareva cotal questione ultimamente esser conforme. Mi ricorda che, vinto dal falso parere, più volte mescolandomi tra questionanti, tenni e difesi di gran lunga esser maggiore il diletto potere della cosa amata talvolta pensare, che quello che porgere potesse alcuna dell'altre due. Affermando tra gli altri argomenti da me a ciò indotti, non essere piccola parte della beatitudine dello amante, potere secondo il disio di colui che pensa disporre la cosa amata, e lei rendere secondo quello benivola e rispondente, come che ciò solamente durasse quanto il pensiero, il che del vedere né del ragionare non potea così certamente avvenire. O stolto giudizio, o sciocca estimazione, o vano argomentare, quanto dal vero eravate lontani. Amare esperienza, me misero, me il dimostra al presente. O speranza dolcissima dell'afflitta mente, e unico conforto del trafitto core, io non mi vergognerò d'aprirvi con qual forza nel tenebroso intelletto m'entrasse la verità, contro la quale io puerilmente errando aveva l'armi prese. E a cui il potrei io dire che alcuno alleggiamento potesse porre alla penitenza datami, nor so s'io mi dica d'amore o dalla fortuna, per la falsa opinione avuta, se non a voi. Affermo dunque, bellissima donna, esser vero che, poiché voi nella più graziosa stagione dell'anno della dilettevole città di Napoli, dipartendovi e in sagno andandovene, agli occhi miei più del vostro angelico viso vagli che d'altra cosa, vi toglieste subitamente quello, che io per la vostra presenza doveva conoscere molto meglio, non conoscendolo, per lo suo contrario, prestamente mi si fece conoscere, cioè per la privazione di quella, la quale, tanto fuori d'ogni dovuto termine, mal'anima contristata, che assai apertamente posso comprendere quanta fosse la letizia, allora poco da me conosciuta, che mi veniva dalla vostra graziosa e vaga vista. Ma perché alquanto appaia più questa verità manifesta, non mi fia grave, né il voglio intralasciare, come che altrove più che qui si distenda, che avvenuto mi sia a dichiarazione di tanto errore dopo la vostra partenza. Dico dunque, se il Dio tosto con l'aspetto del vostro bel viso gli occhi miei riponga nella perduta pace, che poscia che io seppi che voi di cui partite eravate e in parte andatane, dove niuna onesta cagione a vedervi mi doveva mai potere menare, che essi, per li quali la luce soavissima dei vostri amore mi menò nella mente, oltre la fede che porgere possono le mie parole, hanno assai volte di tante e di sì amare lagrime bagnate la faccia mia e il dolente seno riempiuto, che non solamente è stata mirabile cosa onde tanta umilità sia d'esse venuta, ma ancora non che in voi, la quale credo che come gentile siete così siate pietosa, in uno che mio nemico fosse, ancora che di ferro avesse il petto, a forza di sé avrebbe messa pietate. Né solamente questo è avvenuto quante volte ricordato mi sono d'avere la vostra piacevole presenza perduta con gli effetti triste,
ma qualunque cosa è davanti a loro apparita, di loro maggior miseria è stata cagione. Ome, quante volte per minor doglia sentire si sono essi spontaneamente ritorti da riguardare i templi e le logge e le piazze e gli altri luoghi, nei quali già vaghi e desiderosi cercavano di vedere, e talvolta lieti videro la vostra sembianza, e dolorosi hanno il cuor costretto a dir con seco quel misero verso di Geremia. Oh, come siede solo la città, la quale in qua dietro era piena di popolo e donna delle genti. Certo, io non dirò ogni cosa parimenti attristandoli, ma io affermo solo una essere quella che alquanto la loro tristizia mitiga riguardando. E questa è riguardare quella contrada, quelle montagne, quella parte del cielo fra le quali e sotto la quale io porto fermo opinione che voi siate. Quindi ogni aura o soave vento che viene così nel viso ricevo quasi come il vostro senza niuno fallo abbia tocco. Né è perciò troppo lungo questo mitigamento, ma quale sopra le cose unte veggiamo fiamme talvolta discorrere, tale sopra l'afflitto cuore questa soavità discorre, fuggendo subita per lo sopravveniente pensiero che mi mostra non potervi vedere, essendo già di ciò senza misura acceso il mio disio. Che dirò dei sospiri, li quali nel passato piacevole amore e dolce speranza mi solevano infiammati trarre dal petto? Certo, io non ho altro che dirne se non che, moltiplicati in molti doppi di gravissima angoscia, mille volte ciascuna ora di quello per la mia bocca di fuori sono sforzatamente sospinti. E similmente le mie voci, le quali già alcuna volta mosse, non so da che occulta letizia procedente dal vostro sereno aspetto, in amorosi canti e in ragionamenti pieni di focoso amore, s'udirono sempre poi in chiamare il vostro nome di grazia pieno e amore per mercede, o la morte per fine dei miei dolori, o in grandissimi rammarichi permutate possono essere, sute udite da chi m'è presso. In cotal vita, dunque, vivo a voi lontano, e senza pro comprendo quanto fosse il bene, il piacere e il diletto che da vostri occhi per addietro male da me conosciuto mi procedea. E come che tempo assai pur mi prestassero, e le lacrime e i sospiri a potere del vostro valore ragionare, e ancora pensare della vostra leggiadria, dei costumi gentili, della donnesca alterezza e della sembianza vaga più ch'altra, la quale io sempre con gli occhi della mente riguardo tutta, e niente perciò di tale ragionamento o pensiero non dico che piacere l'anima non ne senta, ma questo piacere viene mescolato con un disio ferventissimo, il quale tutti gli altri miei disii accende intatta fiamma di vedervi, che appena in me reggere li posso che non mi tirano, posta giù ogni debita onestà e ragionevole consiglio colà dove voi dimorate. Ma pur vinto dal vorere il vostro onore, più che la mia salute guardare gli raffreno, e non avendo altro ricorso, sentendomi la via chiusa del rivedervi per la cagione mostrata, alle lacrime intralasciate ritorno. Ahi, lasso, quant'è me la fortuna, crudele e inimica dei miei piaceri, sempre stata rigida maestra e correggetrice dei miei errori. Ora, misero me, il conosco, ora il sento, ora apertissimamente il discerno, quanto di bene, quanto di piacere, quanto di soavità, più nella luce vera degli occhi vostri, veggendola coi miei, che nella falsa lusinga del mio pensiero dimorasse. Così adunque, o splendido lume della mia mente, col privarmi della vostra amorosa vista, a fortuna riso, luto la nebula dell'errore, per addietro da me sostenuto. Ma nel vero, sì amara medicina, non bisognava purgare la mia ignoranza, più lieve castigamento m'avrebbe nella diritta via ritornato. Ora così è, le mie forze a quelle della fortuna, quantunque la mia ragione sia molta, non possono resistere. E come che si vada, io son pure per la vostra partenza al tal punto venuto, quale di sopra vanno le mie lettere dichiarato, e con mia gravissima noia sono divenuto certo di ciò che io prima, non certo, in contrario disputava.
ma da venire oramai a quel termine, per lo quale scrivendo infino a cui trascorso sono, e dico che, veggendomi in tante così aspra avversità per lo vostro partire pervenuto, prima proposi di ritenere del tutto dentro dal tristo petto l'angoscia mia, acciò che palesata per avventura non fosse nel futuro di molto maggiore efficacia cagione. E ciò sostenendo con forza fu ora che assai vicino a disperata morte mi fece venire, la quale allora, seppur venuta mi fosse, senza niuno fallo cara mi sarebbe stato. Ma poi non so da che occulta speranza di dovervi pure, quando che sia, rivedere, e nella prima felicità gli occhi miei ritornare, mi nacque non solamente di morte paura, ma desiderio di lunga vita, quantunque misura, non vedendomi la dovessi menare. E conoscendo assai chiaramente che, tenendo io del tutto come proposto avea la mia concetta doglia nel petto nascosa, era impossibile che delle molte volte che essa abbondante e ogni termine trapassalte sopravveniva, alcuna intanto non vincesse le forze mie, già debolissime divenute, che morte senza fallo ne seguirebbe, poi per conseguente non vi vedrei da più utile consiglio mosso, mutai proposto e pensai di volere con alcuno onesto ramaricchio dare luogo a quella e uscita del tristo petto, a ciò che io vivessi e vi potessi ancora vedere più lungamente vostro dimorassi vivendo. Né prima tal pensiero nella mente mi venne, che il modo subitamente con esso m'occorse, del quale avvenimento, quasi da nascosta divinità aspirato, certissimo augurio presi di futura salute. E il modo fu questo: di dovere in persona d'alcuno appassionato, sì come io era e sono, cantando narrare i miei martiri. Meco dunque, con sollicità cura, cominciai a rivolgere le antiche storie per trovare cui io potessi fare scudo verisimilmente del mio segreto e amoroso dolore. Né altro più atto nella mente mi venne a tale bisogno che il valoroso giovane troiolo, figliuolo di Priamo, nobilissimo re di Troia, alla cui vita, in quanto per amore e per lontananza dalla sua donna fu dolorosa, se fede alcuna alle antiche lettere si può dare, poiché Criseida da lui sommamente amata fu al suo padre Calcas renduta, è stata la mia similissima dopo la vostra partita. Perché della persona di lui e dei suoi accidenti ottimamente presi forma la mia intenzione, e susseguentemente, in legger rima e nel mio fiorentino idioma, consiglio assai pietoso, li suoi e i miei dolori parimente compuosi, li quali, e una e altra volta cantando, assai li ho utili trovati, secondo che fu nel principio l'avviso. È vero che, dinanzi alle sue prime amare lacrime, in simile stilo, parte della sua felice vita si trova, la quale puosi non perché io desideri che alcuno creda che io di simile felicità gloriare mi possa, perciò che né mi fu mai tanto favorevole fortuna, né, sforzandomi di sperarlo, me il può in alcun modo concedere la credenza che ciò avvenga. Ma per questo la scrissi, perché la felicità veduta da alcuno molto meglio si comprende quanta e quale sia la miseria sopravvenuta. La qual felicità, non di meno, intanto è agli miei fatti conforme, in quanto non meno di piacere io dagli occhi vostri traeva, che Troiolo prendesse dall'amoroso frutto che di Criseida gli concedea la fortuna. Adunque, valorosa donna, queste cotali rime, in forma d'uno picciolo libro, in testimonianza perpetua a coloro che nel futuro il vedranno, e del vostro valore, del quale in persona altrui esse sono in più parti ornate, e della mia tristizia ridussi. E ridottole, pensai non essere onesta cosa quelle ad alcun'altra persona prima pervenire alle mani che alle vostre, che d'esse siete stata sola e vera cagione. Per la qualcosa come che piccolissimo dono sia da mandare a tanta donna quanta voi siete non di meno, perciò che l'affezione di me, mandatore, grandissima e piena di pura fede, le vi pure ardisco mandare
Quasi sicuro che non per mio merito, ma per vostra benignità e cortesia, da voi ricevute saranno. Nelle quali, se avviene che leggiate, quante volte Troiolo piange le dolersi della partita di Criseida troverete, tante apertamente potrete conoscere le mie medesime voci, le lagrime, i sospiri e angosce. E quante volte la bellezza e costumi e qualunque altra cosa laudevole in donna di Criseida scritta troverete, tante di voi esser parlato potrete intendere. Dall'altre cose che, oltre a queste, vi sono assai niuna, sì come già dissi, a me n'appartiene né per me vi si pone, ma perciò che la storia del nobile innamorato giovane ciò richiede. E se così siete avveduta come vi tegno, da esse potrete comprendere quanti e quali siano i miei disii, dove termino e che cosa più che altro dimandino, e se alcuna pietà meritino. Ora, io non so se esse fieno di tanta efficacia che a voi, leggendole voi con alcuna compassione, possano toccare la casta mente, ma more ne priego che questa forza lor presti. Il che se avviene, quanto più umilmente posso, priego voi che la vostra tornata mettiate sollecitudine tale che la vita mia, la quale ad un sottilissimo filo pendente da speranza con fatica tenuta in forze, possa, vedendovi io, lieta nella prima certezza di sé ritornare. E se ciò non può forse così tosto, come io desidererei avvenire, almeno con un sospiro pietoso piego per me ad amore, fate che le mie noie presti alcuna pace e lei smarrita riconfortiate. Il mio lungo sermone da sé medesimo chiede fine, e perciò, dandogliele, priego colui che nelle vostre mani ha posto la mia vita e la mia morte, che egli nel vostro cuore quello disio accenda, che solo può essere cagione della mia salute.